Ciao a tutti e bentornati a Gioca con me, giochi per bambini. Sono qua con la nostra Barbie. Ho preso una Barbie come modella perché oggi vorrei provare ad arricciarle i capelli. Con che cosa? Con Bunchems Live. Questo set l'abbiamo già visto, abbiamo già costruito il nostro maialino. Se non vi ricordate potete guardare il video di qualche settimana fa. E in particolare sono, come dire, ricetti che avevamo consigliato proprio di non farli avvicinare ai vostri capelli perché li arriccerebbero e anzi creerebbero dei nodi, penso molto molto difficili da districare. Quindi oggi volevamo provare a vedere se quello che ho detto è proprio vero, cioè se mettendoli a contatto con i capelli, anzi intrappolandoli tra i capelli, possono effettivamente creare scompiglio e insomma quindi fare davvero male per poi pettinare i capelli che saranno tutti annodati. Allora, vedete che sto acconciando per le feste la nostra Barbie. In realtà è proprio messa con tantissimi ricetti, vedete gliene ho messi ben 7. Adesso addirittura ho proprio fatto il massimo, quello che proprio non si deve fare. Ma avete visto con che facilità i ricetti sono andati a contatto con i capelli, cioè senza che io quasi li posizionassi, loro, come hanno toccato i capelli, si sono aggrappati. Ovviamente perché hanno questi micro tentacolini, li chiamo io, che non sono in realtà tentacoli, però che sono a forma di uncino e quindi si aggrappano immediatamente ai capelli. Vedete che tirarli via è veramente molto difficile. Ora c'è una Barbie, quindi una bambola che non può urlare, che non può disperarsi per il dolore, ma credo che sui vostri capelli non sia molto piacevole, anzi proprio per niente. Guardate come li tira, li tira moltissimo. E è molto molto difficile districarli. Quindi attenzione, questo era un video per farvi capire quanta cura e attenzione ci vuole quando si maneggiano certi giochi. Insomma, ovviamente non è un gioco che fa male, non potete farvi del male fisico, ma se a contatto con i capelli potete comunque farvi del male e sentire dolore nel momento in cui andrete poi a toglierli. Ecco qua, la nostra Barbie invece ha un viso perfetto, sembra quasi che non le sia successo niente. E in realtà però guardate, anche i capelli sono tutti scompigliati dopo averli tolti. E ricordiamoci soprattutto che questi sono capelli di plastica ma non capelli veri, quindi l'effetto è molto molto diverso. Ecco, per esempio una persona riccia come me, se per disgrazia dovessi averli tra i capelli, a toglierli dopo avrei una testa da leone, cioè e poi, pettinarli sarebbe impossibile, diventerebbero tutti crespi, insomma già mi figuro la scena, quindi assolutamente no. Per quanto potete evitate di, mentre giocate con appunto Bunchems Alive, questo set che è veramente molto carino come avete potuto vedere, state lontano con i vostri capelli da questi ricettini che sono davvero pericolosi in questo senso. Come vi dicevo, vedete i tentacolini a forma di uncino che si attaccano subito, si aggrappano subito ai vostri capelli e quindi il dolore sarà abbastanza consistente, come dire. Bene ragazzi, io spero che il video vi sia piaciuto, in tal caso lasciateci un like, seguiteci sempre sul canale perché abbiamo sempre tantissimi video per voi e ci vediamo prestissimo, alla prossima volta. Ciao!